Questo insetto è andato in palestra. Diamo il mio benvenuto al mio calabrone gladiatore. Che la lotta cominci! Lo concludo subito! Attenzione! Ha un pungiglione appuntito! Controlla se questo è della tua taglia! Oh, gli sta piccolo! Ma quanto è grande questo posto? Ci siamo quasi! Non mollare! Mi prendi in giro? Ora la pagherai per aver distrutto le mie mielissime statue! Io ti pago se smetti di usare la parola miele! L'hai voluto tu! Non andrai più da nessuna parte! Pollice verso per te! Non credo! Per un pelo? Che codardo! Non riuscirai mai a sfuggirmi! Ehi! Io non sono un codardo! Avanti! Non posso nascondermi a lungo! Trovalo, calabrone incompetente! Sidney! Yeah. Oh, certo! Ora sei felice di vedermi! Sei stato rapito! Oh, per favore, solo scuse su scuse! Niente di quello che dirai mi ripagherà della vergogna! Per colpa tua ho dovuto chiedere aiuto a quel moccioso di un Tennyson! Ehi, grazie! Oh, vuoi scherzare? Non saremmo qui se tu non fossi stato così facile da rapire! Beh, mi duole ammetterlo, ma anche tu mi sei mancato! Scusate l'interruzione, ma è meglio parlare dopo averlo liberato. Sì, sì, ci penso io. Oh, sei proprio inutile. Sbrigati e trovalo. Non può nascondersi per sempre. Tu non vai da nessuna parte. Avrei dovuto scegliere una vespa. Grazie di niente. Oh. Ciao, come va? Tranquillo, cugino, ci penso io. Gwen, sei impazzita! Non puoi sconfiggere quel mostro, dobbiamo scappare. L'orologio sta per scaricare. Anche i mostri meritano una chance. Buongiorno, mio calabro amico giallo e nero. Che cosa ci fa un bel calabrone come te insieme a una come Ape Regina? È chiaro che non apprezza né te né i tuoi muscoli. Dico sul serio, quanto alzi sulla panca? Sei solo un tenerone, non è vero? Non è vero? Dai, parliamone un po', ragazzone. Io sono la tua più grande fan, te lo ricordi? Ecco, credo di parlare anche per Sidney se ti dico che la prossima volta è meglio se chiedi un autografo. Sicuramente, Sidney. Non è che l'autografo posso chiedertelo adesso, che ne dici? È stupendo essere tornati insieme, il mio cervello e i tuoi muscoli. Sapete, non avrei mai pensato di dirlo, ma siete stati grandi. Non avrei mai salvato Sidney senza il tuo aiuto. Insomma, oggi ho imparato una lezione. Se mettiamo da parte le divergenze, possiamo vincere qualsiasi sfida. Forte! Mi sento parte della vostra famiglia ora. Lo sai che andrete in prigione, giusto? Cosa? Ma ora siamo una famiglia! Non vuol dire che non siete più dei criminali! Che stai facendo? Questa tecnologia. E comunque noi siamo una famiglia di buoni. No, guarda che bel tenerone! Possiamo tenerlo? Io sono un eroe, voi non lo siete. Come lo mettiamo adesso? Vuoi farmi credere che cambierete? Ma per favore.